Quindi è un prodotto, vero? Cioè, farò merenda con uno yogurt con cereali. Questo è il nome, è l'argomento. Allora, se io tolgo il ne, di questo abbiamo già parlato. La frase va bene, corre meglio. Va benissimo lo stesso. Corre, è migliore. È migliore nello scritto. Ne parlato spesso, abbiamo bisogno di dire le cose più volte, cioè serve quella che si chiama ridondanza. Siccome l'attenzione può calare nello scritto, io posso tornare sulla frase finché non l'ho capita, quindi basta che le cose vengano dette una volta sola. Ne parlato può essere molto utile dire iniziare attirando l'attenzione su qualcosa. Quando siamo sicuri che abbiamo l'attenzione dell'altro, ne diciamo qualcos'altro. Se c'è una differenza di programmazione tra queste due parti, niente di male, anzi, un po' di informazione in più serve. Quando l'altro parla la nostra lingua, tutto bene. Quando qualcuno parla un'altra lingua, che ci è difficile, ci accorgiamo di quanto è necessaria la ridondanza, perché ci manca a volte la comprensione di parti. Sì, però se io, un giornalista, per esempio, di un importante quotidiano, scrive quella roba là, io lo correggo. Ma anch'io, perché nello scritto, in uno scritto curato, vale quello che dicevo prima, cioè è la situazione già che è calata, non tutta da ginnastica. Tutta da ginnastica. Noi dobbiamo chiudere, se vuole dire una parola così la signorina lei con quella camicia bianca. Ora dentro le forze seminate. Forza, veloce, veloce. Io sono d'accordo, anche perché noi questa frase la usiamo sul parlare. Forse anch'io quando scrivo questa frase annullerei il ne. Annullerei il ne, molto bene. Ecco la maggioranza corretta. Io sono anziano, lei è giovane, però siamo d'accordo. Dunque. Il libro dal quale abbiamo preso spunto per queste divagazioni è questo, Parlare Italiano, del professor Edoardo Lombardi Vallauri. È un libro, No, è un libro di racconto della nostra lingua, che tra l'altro ha anche l'utilità di insegnarci a parlare meglio. Grazie, alla prossima. Che veloce, Dio mio, uno ni siquiera del tiempo a leer un título. Vos mirá, que parece estar en el cine ahora, qué pantalla grande, con respecto a la tuya que estábamos viendo. Esa es 21 polis y esta es 34. Chao. Este comando que es un estronzaje. Una papita, un refresco, una hamburguesa, comida ya está. Claro, no, que come mucha gente. Y entonces ese intento de paro cardíaco fue por mala alimentación y la verdad, no sabes, ahí valoré lo que era mi vida, mi familia, mi mamá, mi esposo, y fue muy duro. Muy bien, yo creo que debemos aprovechar al máximo los alimentos y la mejor manera es con Nutribull, que hace días cargadas de todos los nutrientes. Yo todas las mañanas me despierto y me preparan a mí este jugo y es una verdadera maravilla, solo 10 cambios de verduras y la verdad que te cambia por completo la calidad de vida. ¿Qué pase Ana para que nos explique? Yo compré el juguito que estaba tomando la secretaria de la piscina. Te quiero contar que... Estaba tomando eso cuando llegué la otra mañana. Ay, le dije, yo no lo sabría beber. Care amiche e amici, come avrete potuto apprezzare dal seguente video, sono disponibile a fare un tutorial dei vostri prodotti. Se voi vorreste che io diventi testimonial dei vostri prodotti, tanto commestibili come cellulari, computer, eccetera, prego di comunicarvi con me per metterci d'accordo e di inviarmi anche il materiale, cellulari, tablet, computer, yogurt, che voi desideriate che io vi pubblicizzi. Aspettando vostre risposte, cordialmente, San Ten Chan. Ciao!